Ciao a tutti, volevo farvi vedere che oggi per cercare di riprodurre dei collegamenti stile bone, cioè ossatura, ho realizzato un braccio robotico e ho creato una macro che è in italiano, con la quale potrete avere il mio braccio robotico con i comandi direttamente da Inspector. L'unica cosa che devo risolvere è come farvi avere le immagini che ho realizzato che sono in formato PNG. Ecco qua, ad esempio, una delle parti che ho realizzato, vedete, tutto, sono tutti pezzi vettoriali che formano le singole parti della macchina e poi appunto le ho caricate qui. Ecco qua. Dalla library il mio braccio robot by Franco, basta trascinarlo. Adesso dovrò sistemare alcune cose, come ad esempio la durata della clip, qua è anche abbastanza lunga, però posso farla che si possa estendere o no. Qui adesso ho messo un'immagine, un fondo, vedete, è trasparente in realtà il braccio e si può mettere dove si vuole. Ora ho messo un fondo tanto per farvi vedere come funziona. Clicco sulla mia clip, vado all'interno dell'Inspector e ecco qua, braccio robot by Franco, i controlli, e come vedete li ho inseriti in italiano. Vediamo quali sono le parti che è possibile muovere. Le pinze, ruotando qui vedete che posso aprire e chiudere le pinze, e ovviamente non c'è un blocco per cui le pinze in realtà possono ruotare di quanto vogliono, però è una cosa simpatica. Questi sono due disegni. Con un unico controllo, con un expression, sono andato a muoverli entrambi. Poi ho l'angolo delle pinze che muoverà questo braccio, eccolo qua, e quindi avrò questo e appunto l'apertura. Poi ho questo braccio che sarebbe il secondo snodo, che si può inclinare come si vuole. Il primo snodo, che è questo, corrisponde a questo controllo, quindi vedete che il braccio può muoversi come proprio come volete, e questo blocco che è un blocco a muro e quindi sarà fisso. Però qui trovate posizione braccio robot, dove potete andare a inserire il vostro braccio dove desiderate, quindi a muro, o potrebbe essere su un camion, su una macchina, dove desiderate voi, sia in altezza e che appunto avete visto in orizzontale. Le dimensioni del braccio robot, quindi potete ridimensionarlo come desiderate, farlo grande o piccolo. Ovviamente i disegni sono in PNG, per cui bisogna stare attenti a non ingrandire troppo, se no sgrana. Abbiamo anche un angolo, quindi io posso anche ruotare, per esempio metterlo a pavimento o a soffitto, dove desidero, quindi è molto carino anche questo. Ovviamente tutti gli angoli si possono resettare. Ho un flip orizzontale e verticale, così se io voglio il braccio dall'altra parte o sotto o sopra, quindi posso ruotare, flippare come desidero io. E poi ho delle cose di autorisoluzione che mi aiutano a mantenerla in risoluzione anche all'interno di altri progetti. Comunque, poi col setting potete comunque zoomare, posizionare, ruotare, fare tutto quello che desiderate come una normale clip. Andiamo a vedere cosa si può fare. Ad esempio, possiamo partire da una posizione così e questo molto stretto. Ruotiamo l'angolo così, magari, e chiudiamo le pinze. Ora creiamo un'animazione, andiamo a inserire tutti i keyframe necessari, poi ci spostiamo e semplicemente andiamo a muovere il nostro braccio come desideriamo. Ad esempio, alzo qua, mentre abbasso questo, vado a allargare le pinze, poi mi sposto, poi ancora muovo questo, abbasso. Mi sposto, vado a chiudere le pinze, come ad esempio prendo un oggetto, e qua è carino un tracking o qualcosa, potremmo andare ad agganciare. E adesso qui vado a alzare, posso alzare anche il primo nodo, vedete che viene su, magari ruotando per tenere in verticale questo, e così via. Potete veramente
pensare quello che desiderate voi. Posso fare così, posso girare l'angolo, mi sposto, ovviamente devo spostarmi altrimenti non prende niente. Ecco qua l'angolo delle pinze, anzi il primo snodo, lì mi sposto, apro le pinze, eccetera eccetera, e potete fare un'animazione corta o lunga come desiderate voi. Ovviamente sarebbe stato più comodo avere dei comandi a video, ma credo la cosa sarebbe stata difficile, perché veramente vedrete, quando vi farò vedere un tutorial di come ho realizzato questa cosa, capirete che è semplice, ma nemmeno poi così tanto. Bene, andiamo a vedere cosa è successo. Quindi mettiamo in play e ecco la nostra animazione. Come vedete è molto simpatico e ovviamente possiamo anche andare in Fusion, dove vedremo questo che è la macro, e potremo utilizzare questo nodo con qualsiasi altra cosa. Per cui se vogliamo qui andare ad aggiungere ad esempio un testo, ti posso simulare che sia in mano, e così andando a settare qualsiasi cosa, ecco, vedete, ad esempio simulare che la nostra pinza prenda delle cose, le sposti. Adesso io ho fatto dei keyframe fatti male, ma ovviamente dalla parte di Fusion potete fare anche dei tracking, e quindi può essere una cosa simpatica, potete inventarvi qualsiasi cosa. Io adesso studierò bene come potervi fornire le immagini e poterle fare caricare dalla macro, altrimenti vi darò un file comp da poter caricare, praticamente un progetto che comprende anche i disegni. Spero che vi piaccia, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Credo che non esista nulla di simile in giro in internet, e io vi insegnerò la tecnica per realizzare cose in animazione così, come avete visto, collegate, e che possiamo andare a creare appunto anche dei controlli, e quindi potete fare un nomino, qualsiasi cosa da animare. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, mettete un grande like, perché secondo me me lo merito. Ciao!